Claudio Cerritelli, docente di storia dell'arte contemporanea all'Accademia di Belle Arti di Brera. Il mio contributo a questa pregevole manifestazione intitolata Brera Art è stato quello di individuare un decennio particolarmente significativo dell'arte contemporanea, vale a dire gli anni 60, e costruire all'interno di questo periodo un percorso di immagini relative a opere prevalentemente provenienti dalle gallerie d'arte, che secondo me sono stati il vero polmone che ha dato fiato alle novità che sono avvenute negli anni 60, ma anche alla continuità delle esperienze che hanno preceduto questo decennio. Quindi è stato costruito un catalogo online di circa 100 immagini che testimoniano le presenze attive in quel decennio, sia da parte della generazione precedente, quella storica che proveniva dall'arte del secondo Novecento, e sia capace di documentare le novità, vale a dire i giovani che allora si muovevano nel campo delle arti visive. Si usa spesso definire gli anni 60 come una svolta, come anni ruggenti, come un decennio che ha dato una particolare significazione a tutto il contesto della ricerca d'avanguardia. In effetti, attraverso queste 100 immagini, noi possiamo riconoscere la complessità di tutti i linguaggi che sono stati posti in essere negli anni 60, come una specie di compresenza simultanea di più ipotesi comunicative, in quanto il mito della comunicazione si lega al decennio 60, ma si lega anche come capacità critica di avvertire quelle che erano le eccedenze del linguaggio delle comunicazioni rispetto alla ricerca creativa. Quindi c'è sempre un punto di autonomia fortissima che permette agli artisti di dialogare con il proprio tempo, ma anche di affermare in modo significativo l'autonomia della propria poetica, e questo è un primo punto di contatto con questa manifestazione. Il secondo contributo l'ho dato come docente di Brera, e quindi mi sono in qualche modo interessato all'idea di testimoniare in un luogo di Brera, San Carpoforo, che accoglie il corso del biennio superiore, di testimoniare questa ricerca che si fa all'interno dell'Accademia con una mostra intitolata Il laboratorio dell'arte per un'arte futura, gli allievi di Brera, che verrà aperta venerdì 25 e che costituisce il segno di come l'arte, attraverso l'esperienza degli allievi e dei docenti, continua a produrre sogni, utopie, possibilità di espressione, capacità critica di usare i linguaggi e di comunicarli nel modo più libero possibile. Questo laboratorio dell'arte futura è un qualcosa che dà a questa manifestazione il senso anche di un'attualità legata alle generazioni emergenti.